Allora, levatosi, sgridò i venti ed il mare e si fece gran bonaccia. Evangelo di Matteo, capitolo 8, verso 26. Si fece gran bonaccia. Un giorno Gesù era in barca con i suoi discepoli. Si levò una grande tempesta e fu svegliato all'improvviso dai discepoli, i quali erano preoccupati di affondare e morire. Gesù rimase sorpreso di fronte alla loro poca fede. Beh, potrebbe capitare lo stesso anche a te, essere impaurito di fronte ai vari pericoli e non realizzare la vera fede. La verità è che se hai fede non hai preoccupazione di nulla. Non importa quanto vicino tu possa essere a Gesù, potresti essere anche nella stessa barca, ma essere assillato dalla preoccupazione. Ciò che annulla il timore è la fede in Gesù. Se la tempesta nella tua vita è grande, ancor più grande deve essere la tua fede. Se tu soltanto pensassi che Dio è il creatore dell'universo intero, non sarebbe difficile credere che Lui può calmare una piccola tempesta. La scintilla che fa scattare tutto è la fede in Cristo. E quella la puoi ricevere da Lui stesso se soltanto la chiedi. Bene, proprio in questo momento, se vuoi, puoi abbandonare ogni tuo timore, sederti accanto a Gesù e imparare a restargli vicino, perché soltanto allora la tempesta si calmerà e non te ne accorgerai neppure, perché la fede la dona Dio stesso e la dona a chiunque la chiede con tutto il cuore.